abbiamo definitivamente messo a fuoco che il nostro modello di sviluppo, il modo in cui viviamo e produciamo i beni e l'energia che consumiamo ogni giorno, non è più sostenibile, proprio nel vero senso della parola, perché non ci sono sufficienti risorse naturali per poterlo sostenere ancora a lungo. Crisi climatica significa un clima, una temperatura atmosferica che si sta surriscaldando molto velocemente a causa delle emissioni di CO2 che le attività umane hanno generato nell'ultimo secolo. È importante parlare di crisi climatica, secondo me, per due motivi. Il primo, perché dobbiamo sapere che la crisi climatica è un problema dell'uomo, non della natura. Sappiamo già che l'aumento delle temperature sta causando un innalzamento del livello dei mari, un aumento dei periodi di siccità, delle piogge intense, degli uragani e di altri eventi estremi, e che tutto questo renderà presto molto complicata la vita su questo pianeta per come siamo abituati a condurla. Ma è importante parlare di crisi climatica anche perché dobbiamo sapere tutti che abbiamo già tutte le carte in tavola per poterla risolvere almeno in parte. Sappiamo esattamente di quanto dobbiamo ridurre le emissioni per poter limitare l'aumento della temperatura. Sappiamo che l'80% delle emissioni di gas serra è prodotto dal consumo di combustibili fossili, ovvero di gas, di petrolio e di carbone, e che è quindi lì che dobbiamo agire innanzitutto per ridurre le emissioni. E negli ultimi anni abbiamo già investito e lavorato tantissimo per trovare delle alternative ai combustibili fossili. Ad esempio, già oggi produrre elettricità pulita da un pannello fotovoltaico o da una pala eolica è già più conveniente rispetto a produrre elettricità da una centrale a gas che produce anche emissioni. Nel frattempo abbiamo anche scoperto quanto il contributo di ciascuno di noi può essere molto concreto per ridurre la crisi climatica e anche spesso a costo zero, come ad esempio stando attento a non sprecare energia, riducendo il più possibile l'uso dell'auto, riducendo il consumo di carne nella nostra alimentazione e via dicendo. Quindi insomma, possiamo farcela. Delle 10 tendenze chiave, quella che mi sembra più preoccupante è la mancanza di una legge per la tutela del clima, anche perché la trovo particolarmente rappresentativa del percorso del nostro paese su questi temi negli ultimi anni. Nel 2021, infatti, l'Italia è rimasta l'unico grande paese europeo a non avere ancora una legge specifica che vincoli il paese ad obiettivi di riduzione delle emissioni e di transizione energetica. Germania, Francia, Spagna, ma anche Portogallo, Grecia e la stessa Unione Europea, oltre che il Regno Unito, ne hanno già varata una. Credo sia una dimostrazione anche del fatto che il tema non sia ancora sufficientemente sentito come davvero urgente e strategico per il futuro del nostro paese. E può sembrare solo una questione di forma, ma in realtà è anche molto una questione di sostanza, perché senza una legge ordinaria, le misure per combattere la crisi climatica sono meno efficaci e non sono misurabili rispetto a degli obiettivi che siano chiari, condivisi e vincolanti per il paese. E infatti non credo sia un caso che proprio negli ultimi anni il percorso di riduzione delle emissioni del nostro paese sia molto rallentato, perché in mancanza di una legge specifica si è sempre potuto mettere davanti altre esigenze rispetto a quella della tutela del clima. Anni abbiamo aumentato moltissimo la nostra conoscenza e consapevolezza sui temi della sostenibilità e del clima, in particolare fra i giovani, perché hanno capito che sono loro quelli che più subiranno le conseguenze di un clima impazzito e di un pianeta con le risorse agli sgoccioli. Sono stati fatti anche tanti importanti progressi sul fronte della transizione energetica e sulla riduzione delle emissioni in molte aree del mondo, fra cui ad esempio in Europa. Anche se purtroppo negli ultimi anni questi progressi si sono un po' rallentati. Oggi siamo davanti ad un'opportunità senza precedenti. La crisi energetica scatenata dalla pandemia e aggravata dalla guerra in Ucraina ci sta dando l'opportunità di accelerare sulla transizione energetica per risolvere non solo la crisi climatica, ma anche la crisi energetica e i nostri problemi di dipendenza dal gas e dal petrolio. Speriamo di non perdere questa occasione. Thank you.